Eccoci, siamo in onda. Allora, la presenza accanto a me oggi di Tony Vianello, che è questo signore, chef nato a Portoguaro, operante a Parigi. La presenza di Tony è un'occasione regale. Tony è un re, è il re del risotto a Parigi ed è una sintesi di gusto e di avventura. E il merito di Boris Brollo, che è questo signore con i baffi, curatore del volume, di questo volume, è un merito strepitoso perché ha raccolto ricette, aneddoti, disegni, ricordi di artisti e non solo che hanno frequentato l'Osteria De Toni a Parigi. Grazie ragazzi, vi saluto e vi ringrazio. Ascoltami Boris, questo qua è un libro meraviglioso, le preferenze di, però si parla di risotto, ma che cosa ha di straordinario la vita di Tony? La vita di Tony diciamo che è straordinaria perché parte negli anni 70 pensando di andare a fare l'artista per Londra con un altro amico fotografo. Lì per mantenersi vende un quadro ma non gli basta, per mantenersi fa il lavapiatti e da lavapiatti all'amore per la cucina che gli veniva dalla mamma e dal Veneto avvia una carriera personale come chef. Ovviamente farà tutta la carriera dei vari passaggi finché dopo 2 o 3 anni diventa aiuto chef e si sposta a Parigi e quindi è una vita di riscatto, mantiene sempre rapporto con l'arte e quindi come diceva Merleau-Ponty, se la storia dà tutto a chi comanda, qui è il caso di rovesciare una storia minuta che diventa una storia Grande, importante, grande, grande. grazie. Adesso io chiedo alla regia di darci il primo disegno. Eccolo qua, il primo disegno. Allora, ascolta Tony, questi sono disegni tratti dal libro Sì. e te ci dici chi ti ha firmato questo disegno e quando. Allora, questo è un disegno, cioè più che disegno, sono dei buchi fatti con un sigaro dall'architetto Jean Nouvel, dove ha trovato per ogni buco una frase che corrispondeva. Ogni buco sarebbe un mot, dove è scritto buono, Sì. complet, che vuol dire completo, ok, Tony, Tony, Jean Nouvel. Sono tutte esclamazioni, Sì, no? quindi questo è, come sapete, un grande architetto, Sì. uno dei più grandi, ad ogni modo il più grande architetto francese, fra i più grandi mondiali, ed era un mio carissimo cliente e amico, abitava lì vicino, veniva molto spesso, quindi per lui ho dedicato il re dei risotti, il E risotto di fatti, al il tartufo risotto e il bianco. tartufo bianco, a Parigi. Sì, E sì, a Parigi questo, sì. dovete sapere che questo signore, lui opera a Parigi e a Marsiglia, mi diceva, no? Però a Parigi il luogo evocante, direi, è la Bastiglia. E lì bisogna stare attenti perché la Bastiglia Tagliano la testa. o ti sparano o ti tagliano la testa, grazie. Quindi mai entrare nel ristorante di Tony e dire in francese o in veneto guarda che non c'è bon, se no ti tagliano la testa. Allora, senti, l'originalità tua, Boris, che hai raccolto, è il libro che ha la ricetta dei risotti e le E le preferenze. preferenze, Bravo. esatto. È importante sapere, a me pareva, insomma, per i personaggi che hanno Sì. frequentato l'osteria, lui diceva Jean Nouvel, ma poi Renzo Piano, Tadao E Ando, li vediamo, no, Steve così. Olling, cioè tutto, ma attori, Richard Gere, Paloma Picasso, Anisi Rardò, figlio di John Lennon, per dire, cioè tutta questa gente che passava, la curiosità qual è? Cosa mangiano? E perché la passione per il risotto? E perché il risotto lega attorno a sé queste presenze così diciamo diverse e con gusti diversi. Quindi è importante che questa così ecco Che la vedi bene. presenza veneta no, della cucina, lui l'ha fatta importante, l'ha resa importante. Tra l'altro, una cosa che Tony non ha detto, ha detto il nome era l'osteria, però lui voleva anche un'effigie, voleva mettere un'effigie e ha fatto domanda al comune di mettere fuori un leone di San Marco, pensando appunto a Venezia e alla cucina veneta. Ovviamente i francesi che hanno venduto Venezia con Napoleone a Campo Formido, l'hanno venduta agli austriaci, mai Ti puoi avrebbero immaginare. per la finestra sarebbe entrato il leone che era uscito dalla porta.
porta, no? E quindi gli ha detto di no. Bellissimo. E che tutti contenti, anche gli stessi clienti, perché hanno detto: guarda, in questa maniera siamo più protetti, passiamo sul passaparola e teniamo per noi ristoranti un rapporto privato. Grazie. Allora, io chiedo a Tony, anche siccome avete sentito che c'è la R, perché è la R francese, ma credo che tu non abbia dimenticato il tuo bene. No, anche allora, il dialetto non l'ho dimenticato. Ci proviamo, vediamo la seconda foto, Enrico. Allora, eccolo qua, cos'è questo qua? Questo è uno scultore, cacciatore e scultore, Lavier. Sì. Bertrand Lavier, uno dei più grandi artisti della scena francese. Sì. Come lui è un cacciatore, ogni volta mi diceva: beh, quando ti porto una lepre, mi prometteva sempre selvaggina, ma non me la portava mai. Ed è arrivata. Allora, comunque, a lui ho dedicato un risotto a base di selvaggina per l'occasione, con tordi e uva, perché nella sua famiglia, nella Borgogna, sono anche produttori di vino. Eccolo là. Quindi risotto. Allora. Con tordi. Con i tordi e l'uva. E l'uva, anche perché la stagione migliore per i tordi è il momento delle vendemmie, quando vanno a mangiare i grappoli d'uva che sono maturi. Sì. E poi con un succo d'uva si fa spremere. Una robona meravigliosa. Senti, in Veneto, allora io devo chiedere a te, Boris, perché questa è un'idea strepitosa, per chi si fosse sintonizzato in questo momento. Boris Brollo è il curatore di questo volume, Le preferenze di, sono nomi celeberrimi dell'arte a Parigi. Vicino alla Bastiglia c'è un ristorante che si chiama Osteria ed è di proprietà di Tony Vianello. Tony Vianello è di Portoguaro, ma è là che fa risotti. Allora, come mai solo risotti? Perché mi spiegava Tony che, diciamo tra di noi, in famiglia, spiegava Tony che il risotto intanto è un piatto di stagione, cioè mentre la pasta la puoi fare in qualsiasi momento, spaghetti al pomodoro eccetera, il risotto è un piatto che tu fai con l'occasione, il momento in sostanza, no? E poi è un piatto che, appunto perché la stagionalità, quindi gli elementi sono legati, non so, all'inverno per i funghi, all'estate per le verdurine, prima le zucchine, alla cacciagione, all'uva, eccetera. Se tutto questo elemento, soprattutto terragno, no, nostro, ecco, la presenza della comitiva diventa una presenza anche di allegria, del momento di condivisione dei problemi, delle cose. Certo. Tant'è che mi raccontava che lui stesso, ogni tanto con gli architetti, qui faceva nome prima Jean Nouvel, che arrivava con la sua squadra di studiosi, di amici, assistenti, gli prestava le chiavi, lui andava via e loro stavano lì anche a disegnare, quindi usavano la stessa osteria. Bellissimo. Unendo i tavoli. Bellissimo. E lavorare sulle idee. Perfetto. Idee che era coniugare dal vin e dal magnare. Insomma, dalle opere, il vino anche, ma nel senso di vin buono, consigliava anche i vini. Allora lasciavo la chiave alla segretaria e dopo, mi raccomando, che non vanno fuori imbriaghi, ma che vanno fuori. Poi chiudi e posso prendere la chiave. Grazie. Questo simpaticissimo signore, intanto io chiedo la prossima alla regia. Ecco, chi sono questi? Allora, questo è Wim Wenders, un realizzatore, cineasta tedesco, amico sempre dello stesso gruppo di Jean Nouvel, e quindi per lui ho pensato, anche lui era un buon gustaio, allora gli ho dedicato un risotto alla salsiccia, perché per un tedesco ho detto apprezzerà meglio la salsiccia veneta che i loro Frankfurt, i loro Wurstel. Eccolo là. E quindi la Luganica del Portoguaro, che è stata e apprezzatissima. Sì, del Lugano, esatto. La Lugano. Esatto, infatti sotto il disegno è scritto gli orsi a ben mangiato. Gli orsi hanno ben mangiato. Gli orsi anche l'orso, lui di Berlino, l'orso è lo stemma della città di Berlino. Ecco, là si vede solo gli orsi. Gli orsi hanno mangiato bene. E che in Fulan si dice o ben mangiato bene o sin pasus. Bellissimo. Questo è il concetto. Senti, te hai detto di Tony inizialmente che la sua è stata una scelta, ad un certo punto è partito, è andato a Londra, è rimasto un po' ed è arrivato a Parigi. Ma non credi te, che lo conosci, Boris, che sia anche un'esperienza, una meta
non solo occasionale ma anche culturale. Sì, questo è vero. La storia vera, lui è andato a Parigi non solo perché aveva la possibilità di lavorare, ma c'era di mezzo anche una donna. Ah. Lui che non può, quello che non si può. È vero, Tom? Sì, sì. No, infatti abitavo con lei a Londra e poi lei a un certo punto mi ha detto: io sono stufa dell'Inghilterra, vorrei tornare a Parigi. E ho detto ok, anch'io mi interessa perché come ho scoperto la cucina francese, sono stato contento ed è lì che ho lasciato completamente la pittura per dedicarmi alla cucina. Mi sei andato a Parigi e l'hai portata vicino alla Bastiglia, nel senso che le hai detto: sta attenta Nina, che alla prima che mi combini qua, zac, è vero? Boris, è vero? Vero, vero, vero. Però continuava a dipingere. Ma non è quella che hai conosciuto a Parigi. Certo. Bellissimo. Con un po' bohemien, no? È un po'. Artisti, sono artisti. I veneti nostri che vanno a Parigi hanno questo tocco di grande originalità. Perdonami, un'incisione, da notare che. Quello che è stata l'esperienza della pittura tipicamente veneziana, sì. Sono tutti artisti che tra il 30 e il 60 che andavano almeno 2 anni di soggiorno nella città di Parigi, o al minimo era richiesto una visita di una settimana. Per cui proprio l'esperienza fondante della pittura veneta, diciamo tra le due guerre del dopoguerra, primo dopoguerra, è una pittura che si è formata proprio a Parigi, al contrario di Trieste che invece girava verso Monaco, sì. Andava all'Accademia di Monaco, più quindi era più mitteleuropea al nord, esatto. Sì, sì. I veneziani hanno sempre scelto Parigi. Sempre scelto Parigi, perché i veneti e i veneziani sono originalissimi. Cioè, Casanova, Lombardi, sì, viva i veneti. Casanova parlava in Veneto a Parigi, quindi mi pare la cosa più bella della terra. Viva i veneti. Ma sai che ancora oggi molti amici che vengono a Parigi, italiani, portoghesi, che hanno studiato il francese a scuola, però parlano dialetto. E loro pensano che il parigino deve comprenderli, però. Per cosa? Mi parlo e ti te mi ascolti, se no tu mi capisci. Grazie, fatti tuoi. Grazie, vediamo la prossima regia. Vediamo la prossima. Questo è uno sghiribizzo, ma deve essere. Allora, questo sghiribizzo è il famoso plissé in francese, cioè un tessuto con delle pieghe. Che già usava Boris Fortuny, sì, sì. Quello del palazzo Fortuny, sì. Già anche lui usava questi tessuti, che è stato ripreso da Issey Miyake, un giapponese che conoscete sicuramente, couturier, e ha creato anche dei profumi. Profumi. E questo è un giapponese? Sì, sì, Issey Miyake. Ecco, è un giapponese che dice... Lui è architetto, sì. E ha inventato questo tessuto a pieghette, sì. Che è un tessuto che è andato molto di moda perché non si sguaccia. Quando vedi una donna che... Una donna è vestita, il vestito con me te lo fa così. Quello è il semiacchio. Sì, sì. Ma questa spiegazzatura è fatta apposta. Sì. E il vestito si riduce in un pacchettino. Sì. Come si dice in Veneto? Ti è venduto un sbisighi. Com'è la cosa? Un sbisighi. Ascolta. A pede oca. L'ha detto anche Tony. E quel signore lì voleva risotto... Alla foglia d'oro. Non è che lui lo voleva, gli ho proposto io, ecco. Zafferano e foglia d'oro, che poi è un risotto classico milanese del tempo del pittore Zafferano, certo. Che quando si è sposato, come pranzo di nozze, c'era il risotto alla milanese giallo, ma per arricchirlo si è messo sopra la foglia d'oro, ecco. Che poi fa parte anche della cultura asiatica, loro incollano i foglietti d'oro sui Buddha, cioè queste robe qui. Poi l'oro fa bene anche alla salute, contiene molti elementi. Ma io ho provato perché avevo delle foglie d'oro a casa, mi è piaciuto molto. E così tutti i giapponesi che venivano volevano il risotto alla foglia d'oro. Vedi che bello, vedi, i giapponesi e le giapponesi. È vero, Boris? Allora, stai attento, te ci potresti rivelare qualche... Non dico dei peccatucci, solo quelli veniali, mi raccomando, solo quelli veniali. Però come fai a legare
tu che hai frequentato l'osteria a Parigi, che hai visto, che conosci l'ambiente, i luoghi, i volti, che hai percepito l'atmosfera, come fai a legare il cliente al piatto? Cioè, può sembrare una banalità, uno dice se le bon, ma non basta, è vero, ci vuole qualcosa di più. Esatto, c'è questa sapienza che lui mette dentro, spiegando il discorso dell'oro, dimostra che c'è una attenzione verso il cliente che è diversa da quella che tu vai al ristorante, ordini un risotto ed è quello che ha fatto il cuoco. Qui è lo chef che ti viene incontro, che decide, secondo... tenta di capire i tuoi gusti e li asseconda. Quindi in sostanza ti fa sentire a tuo agio, ti fa sentire in famiglia e ti dà un rapporto di amicizia e di sicurezza. Quindi è inversamente proporzionale, non sei un cliente, sei una persona che è entrata, ospite, e lui ti dà di tutto. Per esempio mi raccontava Tony che c'era uno degli artisti, non mi ricordo se Topor, che è uno dei più grandi illustratori d'Europa, il quale era sempre pieno di champagne, diciamo, no? E gli piaceva molto il champagne. Allora Tony dice, che risotto gli faccio? Gli faccio il risotto allo champagne. Sì, ovviamente. Così il livello si... così il livello si manca. Così il livello resta, per dire, no? Quindi è un lavoro dello chef di tipo psicologico, capire il cliente, l'artista, i bisogni e assecondarli. E poi anche, se permetti, il risotto unisce anche, fa una compagnia, anche perché non è un panino, un tramezzino che si fa per una persona, una bistecca, si bravo, fa minimo bravo, per quattro persone, per il tavolo o sei, già una certa... Sì, è il senso del gruppo o della tavola, sì. Non è un cibo anonimo, il panino, esatto, col salame, esatto, dopo ti va via, e c'è bene un nome, diciamo. Fast food, ecco. Guarda, questa che cos'è? L'osteria, lì c'è scritto l'osteria. Questo è un nostro paesano, un architetto veneziano che si chiama Gaetano Pesce. L'ho conosciuto nel 98, lui mi ha fatto questo disegno quando ha fatto una grande mostra a Beaubourg, che era venuto con Messie Jean-Jacques Ayagon, il ministro della cultura. Quindi a lui ho dedicato il risotto più tipico, il risotto dei doggi, i risi e bisi. Come dicevano una volta, un riso, un biso. E poi anche lui è diventato un cliente fedele, amico, e veniva regolarmente, anche con la sua famiglia, con i figli. Certamente. Tony Vianello ha il suo ristorante, lui è l'osteria, l'abbiamo visto, l'osteria, no? L'osteria. Tu che l'hai visitato, Boris, non lo facciamo dire a lui, ma lo racconti te, è grande, è immenso. Sono rimasto perché tutta la vetrata era l'entrata. Che possiamo vedere qui nel retro della, ecco, questa è l'entrata dell'osteria. Sì. È una strada che dà su una molto importante ed è accanto a Place de Vos, nel Marais, che è il quartiere più diciamo tipico di Parigi adesso, quello che è più attento culturalmente, c'è da vicino anche il quartiere ebraico, eccetera. Vedevamo prima Gaetano Pesce è alla Biennale di Venezia, quello con la Italia crocefissa, se vi ricordate, di cui si è un po' parlato e fatto un attimo uno scandalo. Quindi il posto è piccolo, per cui bisogna prenotare evidentemente. Ecco, una delle attenzioni di Tony era che alcuni di questi clienti che erano presso di lui, ormai diventati amici, potevano trovare il tavolo in qualsiasi momento, e lui aveva solo 36 posti, quindi ne aveva 800. Sì, il più difficile era che ognuno voleva il suo tavolo e tutti questi clienti di solito non riservavano, arrivavano all'improvviso, sì, o chiamavano, dicevano: Tony, possiamo venire, c'è il mio tavolo. Allora questa è una gestione un po' difficile. È più difficile. Perché molta gente che incontravo così diceva: ma non si può mai venire da lei, è sempre completo. E questo è il successo anche che, bravo, per tenerlo deve anche garantire. È il successo. Grazie Tony. Allora,
Tony lavora fra Marsiglia e Parigi, qui noi stiamo facendo riferimento a Parigi, vicino alla Bastiglia c'è un'osteria che è un ristorante italiano nel senso di Veneto, con i risotti, frequentato dagli artisti, e il tutto raccolto in questo splendido volume Le preferenze di, curato da Boris Brollo, che è il signore con i baffi qui accanto a me. Grazie, grazie regia. Adesso io ti chiedo, Enrico, ce ne mandi due fotografie, bravo, due, una dietro l'altra velocemente. Questo, Tony, è? Questo è Anselm Kiefer, un grande artista, forse il più grande artista vivo tedesco, Boris, no? No, forse dicevo. Sì, uno dei più grandi. C'è uno dei più grandi, che attualmente anche lui ha una mostra ai magazzini del Sale. La Fondazione Vedova, Vedova. Tutto questo periodo estate. Che siamo andati a trovare la settimana scorsa, che gli ho portato il libro, naturalmente è stato molto contento. Ti credo. E anche lui abitava lì vicino, aveva il suo hotel particulier, l'atelier, e lui era sempre. Bellissimo. Sì, sì, e veniva a trovare. Questo è Anthony Gromlin, uno scultore inglese. Boh, qui la scultura non dice niente, però le sue sono gigantesche. Le sue sono gigantesche. E anche per lui, quindi ho dedicato un risotto speciale. Al pollo. Sì, al pollo. Che poi è anche un risotto veneziano, si chiama la sbiraglia. La sbiraglia. Come ho abitato a Londra, ho visto che gli inglesi mangiano il boiled chicken and rice. Pollo bollito col brodo e con il riso, l'ho detto, boh, magari un risotto alla sbiraglia, fa ricordare la cucina inglese. Ok. Boris, vai. Ovviamente questi amano tutti l'Italia, perché quando gli si chiede a questi artisti di fare una mostra, evidentemente ai grandi livelli che gli compete, no? Perché essendo un grande non poteva andare a fare una mostra su un angolo qualsiasi, ha fatto la mostra alla Fondazione Vedova. Ecco, lui per esempio mi raccontava, Tony, che quest'uomo, che se lo vedi ha una figura alta, intellettuale, pensosa, era un uomo anche compulsivo, nel senso del mangiare, lui portava il piatto e questo non muoveva la testa altrove, era concentrato tutto sul mangiare. Ecco, questo uomo qui è un uomo che pensa anche, nel senso che la mostra sua è una mostra collegata all'alchimia, per esempio. E eravamo appunto alla conferenza stampa dove ci ha spiegato tutto il problema alchemico che lui usa attraverso l'elettrolisi, gli ioni del rame, quindi lavora non su una pittura di tipo tradizionale, ma una cosa complessa. Lo stesso Anthony Gormley ha fatto una mostra giù a Scolacium, a Catanzaro 2 o 3 anni fa, dove ha inserito tutta una serie di sculture in bronzo dentro un vigneto del Settecento. Per cui ecco, io credo che la cultura del nostro paese, la cucina, grazie anche a Tony che ne è uno degli esponenti più alti, influisca anche nel rapporto di tipo culturale, vorrei dire questo, perché non a caso il premio Lago recentemente è stato dato allo chef delle Calandre, non è stato dato il premio Cultura, quindi non un premio poteva essere dato a un professore qualsiasi, no, l'hanno dato allo chef delle Calandre. Qui si innesta un attimo un po' una polemica locale. Io avevo proposto come associazione che Tony fosse candidato al premio Gervino di Portoguaro, ma la commissione ha ritenuto che il risotto non era un problema culturale. Ecco, c'è una differenza di vedute evidentemente. Questo succede anche nelle migliori famiglie. Tanto per fare un discorso. Enrico, ci mandi le prossime due. Chi è questo? Allora, questo è Canino Liberatore. Ecco, il tuo Gorgonzola. lui parlava sempre gnocchi al Gorgonzola, ma qui, come era un libro sul risotto, ho fatto un risotto al Gorgonzola, che del resto l'abbiamo rifatto oggi a mezzogiorno. Chi hai visto? E lui era molto famoso negli anni 80 con Ranxerox, strumenti di Ranxerox. Scrive su Frigidaire. Bellissimo. E questa è una. Questo è un suo disegno. E il prossimo? Questo è Renzo Piano. Ah, Renzo Piano. L'architetto che ha disegnato Beaubourg, tutti conoscono. E veniva lì da te. Sì, e poi lui abita lì vicino. Anche lui veniva con Jean-Jacques Ayagon, il ministro della cultura.
e veniva a mangiare il risotto. Anche lui gli faceva un risotto alle erbette, alle erbe fresche di primavera, perché una roba leggerina, come genovese, così. Sì. Però gli piacevano molto gli spaghetti alle vongole. Ecco, vedi, sì. Una roba leggerina, non come quello che avete gustato oggi voi, il risotto al gorgonzola. Era leggero quello al gorgonzola, perché non si mette burro, non si mette parmigiano, il gorgonzola è per mantecare. Allora, questi due giovanotti che sono accanto a me, Boris Brollo, curatore del volume, ed è un lavoro mica di poco conto, sapete, è un lavoro veramente di testa e di cuore, quello di raccogliere tutto questo, te lo faccio vedere in regia, così in modo frettoloso e sfogliando il volume, questi due e Tony Vianello, che è il re. Insomma, qui non il re del risotto a Parigi, a Parigi. E a Marsiglia, soprattutto il luogo è anche invitante, perché la Bastiglia, insomma, la Bastiglia, due secoli abbondanti o sono, fu, è vero, lì ti facevano fuori, quindi quando andrete tutti i veneziani, i romagnoli, i triestini, tutti quelli che ci seguono, che vanno a Parigi, andate vicino alla Bastiglia e chiedete dove se lo Tony quel dei risotti e vi diranno là, tutti da to, vero? E attenti, perché se non siete gentili... A tutti i time. Perché la Bastiglia è vicina, grazie della possibilità di una battuta. Ascolta, che tu sappia, lui ha avuto riconoscimenti, sia, beh, sicuramente. Beh, Tony ha scritto 5 libri, tra cui La Flammarion, che significa la nostra Mondadori, per dire, no? Ha scritto libri anche sulla pasta, ha scritto un libro che poi è stato anche tradotto in italiano sulle ricette del risotto dalla Fabri sulla Editori, cucina sulla cucina provenzale. Marsigliese, quindi mi pare che questi sono riconoscimenti di indubbia qualità, no? Qualità. Quindi, ecco, poi è sempre stato, ecco, la personalità di Tony, che è grande, è anche schiva ed è anche umile come tutta quella dei grandi. Ecco, mentre se noi vediamo in questi giorni, assistiamo alla Cristina Parodi che vende ricette che magari non sempre sono sue o le ha sentite nominare. E il dottor Fumarò, ci fermiamo. Allora, la presenza, dicevo, di Tony Vianello, chef che è di Portoguaro, quindi Veneto è nostro, e opera fra Marsiglia e Parigi, e insomma è il re, e c'è poco da fare. Il re dei risotti è Tony, in quel di Parigi.